Ciao, sono Leonardo Gioni di itechmania.it e oggi recensiremo il Nokia 5. Le dimensioni del Nokia 5 sono 149,7x72,5x8 mm di spessore. Nella parte posteriore troviamo la fotocamera da 13 megapixel con il flash LED, il microfono, lo speaker. Nella parte inferiore troviamo due speaker, l'ingresso per la ricarica micro USB, altro speaker, mentre sulle parti laterali troviamo l'ingresso per la SIM card e la micro SD. Nell'altra parte troviamo il tastino standby e il tasto volume più e meno, mentre nella parte anteriore del display da 5,2 pollici troviamo la fotocamera anteriore da 8 megapixel e il sensore di impronte digitali Touch ID con i soliti due tastini retroilluminati. Monoscocca in alluminio che garantisce l'utilizzo ad una mano e devo dire che manca un po' di grip in quanto sembra un po' scivoloso. Passiamo subito alle considerazioni finali. Dunque, che cosa penso del Nokia 5? Devo dire che è un buon telefono, in quanto l'utilizzo a una mano è perfetto, il display da 5,2 pollici non è perfetto, ma è comunque buono per la fascia di prezzo di cui Nokia 5 fa parte. La fotocamera, sia anteriore sia posteriore, non sono male, soprattutto anche nelle giornate con dell'esposizione grande luce. Devo dire, non sono male. Il software ci mette dall'1 a 2 secondi prima di scattare la fotografia, quindi prima di mettere a fuoco. I video non sono male perché è possibile registrare video full HD a 30 fps sia con la fotocamera posteriore sia con quella anteriore. Il Touch ID è velocissimo, forse non è tanto veloce a registrare l'impronta all'inizio, ma poi quando vai a sbloccare il dispositivo è davvero davvero molto veloce. Anche l'audio non è male, sia attraverso le auricolari sia attraverso il telefono in sé. Devo dire che quando però alzi il volume il suono si va un po' a impastare, invece sui bassi e sui medi non c'è nessun tipo di problema. Quindi come lo giudicherei questo telefono? Buono, ma non buonissimo. Sicuramente adatto per la fascia di prezzo in cui Nokia 5 viene venduto. Un saluto da Leonardo Gioni di itechmania.it.